Salve ragazzi e ragazze, sono Anthony Conga. Facciamo un nuovo video specifico fatto di cappetto. Ecco il nostro nuovo video. Palliccio. La battuta del buono, brutto e cattivo. Com'era? Caporale, dove lo porti a questo? A un taglio sulla forca. Lo porto a un taglio sulla forca. 200.000 dollari sono tanti per una forca. Te l'ho già detto, caporale, quando ti sbatto fuori io ne farei tanto di rumore, ma tanto. Poi altra battuta è porco, quando l'hai scaricata? Porco, potevi ammazzarli, quando l'hai scaricata? Questa notte. Vedi, il mondo è diviso in due categorie, amico mio: chi ha la pistola carica e chi scava. Tu scavi dove? Con quella fai prima, in due fate ancora più subito, scavate. Mi piacerebbe dirtelo, ma qua dentro i dollari non ci sono. Figlio di puttana, credevi che mi fidassi di te? 200.000 dollari sono tanti, ce li dobbiamo guadagnare. Come? Il nome lo scriverò qui, a pistola. Action! Aveva detto solo la tomba senza nome vicino a quella di Stanton. E credi... Poi... Cerco un gran figlio di piani alto, biondo e che parla poco. Qui parla, tutti parlano poco. Cosa vuoi che strappa mio marito dei tuoi sporchi affari? Shh, zitta tu, gallina. Che altro? Poi, chissà, questa battuta qua che dice... Vediamo. Ci sta questa battuta qua che dice: gli speroni. Gli speroni si dividono in due categorie. Chi ha la pistola carica. Gli speroni si dividono in due categorie. Qualcuno passa dalla porta e qualcun altro dalla finestra. Butta via la pistola e scatta. La mia no. Anche Giuda sentiva suonare quando sei impiccato. Queste sono piuttosto cannonate. Cannonato tuo amico, per te è lo stesso. Lo riconosci questo occhiello biondo? Passalo su quel trave, lassù. Fissa bene la corda al trave. Deve leggere peso di un maiale. Monta su quello. Ho un sistema nuovo, un po' diverso dal tuo. Non sparo alla corda, sparo alle gambe dello sgabello. Adios! E i tuoi amici, se stanno all'umido, si beccano un raffreddore. Una pallottola. Sentito ragazzi? Vedete fuori. Uno, 2, 3, 4, 5 e 6. 6. Numero perfetto.
non è 3 il numero perfetto? Sì, ma io ho 6 colpi qui dentro. Cimitero di Sedif. Mettiti quei vestiti. Perché? Perché adesso ce ne andiamo. Tu sai il nome di un cimitero e io quello di una rocca. Allora tu volai? No, però in buone mani. E non so stare i ratti. So stare i ratti. E so accontentarmi. Voglio solo la metà. Anch'io. E per me non la fai suonare la musica? Parleresti? Credo proprio di no. Lo credo anch'io. E no, perché sei più duro di lui. Sei solamente più furbo. Parlare non ti servirebbe. Allora tu vorrai. Ci rivedremo, idiota. E per te. Quando si spara, non si parla. Che altro? Non mi ricordo quante battute ci sono. Quante battute ci sono? Ma che morti di fame! Prima se ne vanno questi, prima arrivano gli ieri. Ma quelli non pagano a chiacchiere, mia cara. Ma dolla risonanti. Ehi, vedi? Quello con la barba bianca. E vive il generale Sidre. E vive il generale Sidre. E viva! Ah. Dov'è il padrone di quel cavallo? Ah, per favore, abbassate quell'arma. Basta solo la guerra a farci morire di paura. Sto cercando un gran figlio di cagna alta, biondo e che parla poco. Qui tutti parlano poco. Cosa vuoi che sia mia merito dei tuoi sporchi affari? Zitta tu, gallina! Il nome si nasconde Duco, Duco e Bill Carson. E che ha? E non ti pare abbastanza? Ma non ti preoccupare, ho girato già tutta la vita a lui. Sai, volevo io che te, volevo che io ti ammazzassi. Il problema è che quando uno mi paga, gli porto sempre a termine il lavoro. E tu dovessi sapere. No! Sentenza! Questa porta di è venuto uno a trovarti. Si chiama Jackson. E non ha sentito nulla di quella maledetta cassa di dollari. E se vedi. Ah, c'è stata l'inchiesta. Dunque, voglio sapere una cosa. Come fa. E non è che quello che mi interessa. Come fa adesso a chiamarsi Jackson? Aveva $2,000. Non è questo che mi interessa. E io voglio sapere come si fa a chiamare Bill Carson adesso. Nome comunque, ti ho detto che l'hai già ritrovato. Già, lui me ne ha dati mille. Voleva che io ti ammazzassi. Il guaio è che quando uno mi paga, mi porto sempre a termine il lavoro. Ma anche lui ha pagato. E io una mia regola. Quando uno mi paga, gli porto sempre a termine il lavoro.
il cazzo. Allora, si diverte il cazzo. Anzi, il cazzo. Ah sì, sono io. Vedi il cazzo. Qui ti risponde presente. Non hai sentito? I tipi grossi come te mi piacciono, perché quando cascano fanno tanto rumore. Ora, tu accetta giù da 10 minuti. Caporale, dove la porta qui? La porto a un taglio sulla fonte. 200.000 dollari, amico. Sono tanti per una fonte. Te l'ho già detto, caporale. Quando mi fanno fuori, io ne farei tanto di rumore. Ma tanto. Tu sei più fortunato di quella spia. Porta sapone e basta. E senza il combattere che basta. Mi piacerebbe guardarmi, eh? No! Mi piacerebbe pisciare! Sono debole che sto parlando per te. Puzzi già abbastanza. Non è meglio peggiorare la situazione. Ma se mi guardi non posso. Ah! Ne hai fatto di rumore, eh! Ti sei affezionato, eh! Non vuoi che ci separiamo? Palliccio, questo video sta per giungere al termine. Io spero proprio che un video di 12 minuti, a quanto pare, sta per giungere al termine. A quanto pare questo video è stato fantastico, quindi non dite inghiozzie e cose che possono farlo diventare spettacolare, perché è un video fantastico. Raccomando solo di vedere questo video, perché fa molto divertire la gente. Cerchiamolo di non... Adesso lo faccio staccare, perché mi sono stufato di farlo. E ragazzi, purtroppo il pallone si batte là sotto. Poi ti prendi, ah. Per il momento ti ho dovuto sprecare. Poi ti vengo a raccogliere. E il video finisce a 13 minuti.